Dixie. Perché l'avete portato qui? Dixie, che sta succedendo? Si può sapere che vi ha preso? Tu hai tradito Das Schulz. Tu l'hai venduto, brutto figlio di puttana! Bravo ragazzino. Lucky, dia a quella gente di eliminare questo ragazzino. Che ti prende, Dixie? Era alla Steakhouse, ha visto tutto. Mi dispiace. Che farà quando la tradirà come ha tradito il signor Schulz? Vedrai che non lo farà. No, perché non gli chiede dei soldi? Quali soldi? Loro avevano 5 o 6 milioni in contanti. Noi non abbiamo trovato neanche un soldo. Vero, Dixie? Lucky, ne abbiamo già parlato. Erano al verde. Non avevano neanche i soldi per le mazzette e le paghe. Avete visto in cassaforte? Eh? Otto aveva una cassaforte, ci ho guardato, era vuota, non c'era niente dentro. Non è vero, io l'ho vista. L'ho vista, era piena di soldi. Sta mentendo. Vuoi dar retta a un ragazzino? Non conta niente, non è nessuno. Era il ragazzino delle pulizie. Non lo facevano avvicinare ai soldi. E come mai il signor Berman mi ha dato questi? Ah! Dai, dai qua. Sono un sacco di soldi. Dixie, se mi racconti bugie, questa relazione d'affari comincia nel modo sbagliato. Dovremmo fare due chiacchiere. Charlie, Pete. Lucky. Lucky, io ti ho detto la verità. Sta tranquillo, Dixie, non sarà una cosa lunga. Che ci devo fare con te? Eh? Tu hai cervello, hai fegato. Mi piaci. Ma è vero, tu sei troppe cose. Allora che devo fare? Ma anche io so un paio di cose su di te. Per esempio, so dov'è Budgate Avenue. So dove compri le sigarette. E so in che lavanderia lavora tua madre. E quindi in fondo siamo pari. Torna a casa. State bene, ragazzino. Non mi dai i miei soldi? Certo. Perché no? Ti verrò a controllare ogni tanto, per sapere come te la cavi. Ricordatelo.